del Consiglio regionale del Veneto. Preciso. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per l'opportunità di entrare così in maniera diretta, insomma, in un tema che coinvolge questo territorio e coinvolge comunque quelle che sono le dinamiche del trasporto di aree molto più vaste rispetto a questo territorio. Giustamente ricordava all'inizio Diego Crivellari che c'è l'attenzione in questo momento in cui è tramontato il progetto cosiddetto quello del project financing o trimestre, di capire come impostare e utilizzare queste risorse del 1,6 miliardi che è stato stanziato recentemente per far sì che si arrivi a delle decisioni e delle soluzioni il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze che abbiamo sentito adesso, riguardano innanzitutto la sicurezza, il risparmio di vite umane, ma conseguentemente riguardano anche quello che è il modello, diciamo così, di sviluppo trasportistico della nostra regione e delle regioni collegate alla nostra. Allora, noi, come è stato ricordato, i giorni scorsi abbiamo depositato una mozione in Consiglio regionale, ci auguriamo che venga sottoscritta anche da altre forze politiche, perché riteniamo che quando si parla di sicurezza, quando si parla di modello di sviluppo, sia necessario e opportuno avere un approccio a 360 gradi senza posizioni, diciamo così, di parte e senza strumentalizzazione. E l'abbiamo depositata questa mozione prendendo proprio a pretesto questo stanziamento che è stato fatto a livello nazionale, in particolare su questo asse Porto-Mestre. È chiaro che nella definizione di quella che sarà la manutenzione, diciamo così, di questo asse viario, è bene che contemporaneamente si arrivi a ragionare anche su quello che dovrà essere il nuovo progetto che giustamente avete intitolato per il convegno di stamattina, nuovo obiettivo come con un'ottica diversa e credo più coerente rispetto a quello che era stato fatto appunto con il vecchio progetto ora tramontato. È passato del tempo e sono necessarie oggi delle valutazioni più moderne rispetto all'approccio con queste progettualità. Innanzitutto c'è un approccio di sistema che deve vedere collegata la funzione, per esempio, del porto di Chioggia rispetto al porto di Mestre e di Marghera, scusate, di Venezia, insomma. Deve vedere collegata il ragionamento trasportistico nord-sud, ma anche il ragionamento del trasporto collegato alle funzioni metropolitane che dovranno essere incentivate nella programmazione dei prossimi anni della nuova città metropolitana. Quindi io credo che dobbiamo pretendere, e la nostra mozione lo chiede in maniera concreta, insomma, da parte del governo della regione, senza tirarci fuori e tirare i sassi, spiego, ma partecipando noi direttamente, sapendo anche che come forza politica, insomma, siamo il governo di questa nazione e quindi le scelte vanno collegate direttamente dal territorio regionale al governo nazionale. Quindi noi chiediamo due cose in sostanza in questa mozione. Chiediamo che nella scelta delle priorità del finanziamento si tengano conto di tutti i dati che riguardano appunto i fenomeni di flusso, la sicurezza, l'incidentalità, i punti neri di questo asse viario. Ricordo che i dati dei volumi di traffico vengono, insomma, nella direzione Chioggia, nella direzione Padova, sommando tutte e due le componenti, flussi di traffico che superano in alcune punte orarie anche 1000 veicoli all'ora. Quindi questo significa, parlo di veicoli leggeri, se poi aggiungiamo anche circa 100-150 di media di veicoli pesanti all'ora, voi capite che la struttura proprio fisica di questa arteria
non riesce a sopportare, pena appunto il rischio continuo e purtroppo che stiamo ancora verificando anche in questi giorni. Quindi a partire da questi dati è necessario che il tavolo che viene costituito veda tutti i soggetti partecipare attivamente, dal governo, dall'ANAS, dal Ministero, dall'ANAS, dalla Regione, dai comuni interessati a questa arteria, con un processo il più possibile partecipato. Adesso si parla, no, di dibattito pubblico come metodo per affrontare le scelte sulle grandi opere, e quindi mettere in priorità la sicurezza, ma mettere contemporaneamente accanto al tema della manutenzione, della messa in sicurezza, anche quello del collegamento definitivo e rispondente ai fabbisogni di questa viabilità. Quindi il nuovo progetto. Chiaro, quando si parla di nuovi progetti, la prima cosa che viene in mente è quale finanziamento, cioè come viene finanziato. Allora, nel vecchio progetto il sistema del project financing, e quindi dell'autostrada a pagamento, prevedeva che quota parte andasse alla messa in sicurezza, quindi si sarebbe costruita una nuova arteria e i pagamenti, i pedaggi andavano a beneficio, diciamo, della messa in sicurezza dell'attuale aeroporto. Probabilmente bisogna cambiare il registro rispetto a questo, anche perché se parliamo di messa in sicurezza e di strada non a pagamento, probabilmente i parametri cambiano, anzi sicuramente i parametri cambiano. Allora, senza voler semplificare troppo, però noi riteniamo che oggi il sistema autostradale, nel Veneto in particolare, abbia delle opportunità che finora non sono state esperite, non sono state utilizzate, e che dovranno essere inserite in questo ragionamento del finanziamento delle opere stradali del Veneto. Cioè, le autostrade hanno dei benefit, diciamo così, degli introiti anche sostanziosi, e che molto spesso danno luogo a capitali che se ne vanno via e vengono usati per altri obiettivi, per altre finalità. Noi crediamo che su questo tema sia il governo nazionale sia il governo regionale debbano dare un indirizzo chiaro e nuovo e diverso rispetto al passato, dicendo bene, per esempio, la CAR, la società che gestisce i passanti di Mestre e tutto quello che è collegato, ha avuto un periodo di crisi, ma adesso sta risalendo e quindi gli introiti lì sono consistenti. Perché quota parte di questi introiti non vengono finalizzati all'obiettivo nuovo progetto Romeo e metterli a fianco rispetto al finanziamento che abbiamo sentito di 1,6 miliardi, di cui quota parte verrà riservato alla messa in sicurezza di questo tratto bene, diciamo, della Romea Ravenna Mestre. Attraverso questo finanziamento quindi possiamo chiaramente, bisognerà andare ad aggiustare anche la validità delle concessioni. Attualmente la concessione scade nel 2032, quella della CAD, di poterla aggiustare, allungare e, in accordo con ANAS, poter riservare quota di questi introiti appunto al finanziamento per il nuovo progetto Romeo. Sappiamo che ci sono problemi e vincoli di carattere ambientale, però io credo che non bisogna avere un approccio, diciamo così, troppo intransigente. È giusto rispettare l'ambiente, ma ci sono delle modalità costruttive, delle soluzioni di riduzione di impatto che mettono d'accordo l'esigenza di avere una viabilità sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche l'esigenza comunque di avere i collegamenti, perché l'opzione zero, per dire non si fa niente, non serve a nessuno, anzi penalizza tutti. E su questo profilo io credo che il dibattito pubblico
percorso partecipato di cui vi parlavo prima possa essere il luogo corretto dove mettere insieme tutte le esigenze e in maniera intelligente trovare alla fine un punto di equilibrio che soddisfi tutti. Io per esperienza ho avuto modo di occuparmi del progetto del passante quando ero sindaco in quel territorio, che è terra appunto nell'area milanese, e quelle modalità assolutamente non vanno ripetute, perché lì è stato disegnato il tracciato, stabilito che bisognava costruire il passante, l'aspetto dell'impatto è stato considerato in maniera molto marginale e dopo si è cominciato a capire quali erano i problemi e dopo si è cominciato a intervenire, e tutt'oggi ci sono ancora delle questioni aperte che riguardano i rumori, che riguardano l'impatto idraulico, che riguardano le emissioni e così via, e che dobbiamo oggi a posteriori affrontare. Dobbiamo rovesciare il sistema, e cioè quello di dire mettiamo insieme tutte le problematiche e il progetto, prima che venga iniziato, dovrà dare tutte le risposte necessarie a tutti i problemi che vengono sollevati. Io credo che sia questa una opportunità per il Veneto e per l'Italia, nel senso che la Romea è uno dei collegamenti che mettono in relazione territori molto vasti e che hanno a che fare appunto con il sistema di collegamento delle portualità della nostra area, dell'Alto Adriatico, che dovranno essere assolutamente messi in relazione a tutto il piano della logistica del Veneto, che ancora oggi purtroppo è vecchio, è in ritardo, perché risale al 1995 il piano della logistica del Veneto. Quindi io sto adesso evidenziando delle lacune, non tanto per dire chissà prima di trovare tutte le risposte quando arriveremo al merito. Io dico, è arrivato il momento di rapidamente mettersi intorno al tavolo e considerare tutti questi aspetti, perché un governo serio della regione ha la grande responsabilità di considerare tutte queste componenti e di trovare soluzioni concrete. Ecco, io finisco qua, poi se ci sono altri elementi li possiamo naturalmente riprendere. Mi auguro, ripeto, che la mozione che abbiamo depositato sia trasversalmente condivisa e sarà nostra cura, insomma, prendere contatti con le altre forze politiche per far sì che l'obiettivo sia un obiettivo di tutti.